Allora, cosa fate? Voi gli date un salva nuova versione, lui automaticamente, se il vostro progetto l'avete intitolato Pippo, ipotesi, lui lo chiamerà Pippo 01, quindi inizierà a dare un numero incrementale. Quindi vi ritroverete nella cartella di salvataggio praticamente più file CPR, ma con dei numeri incrementali a fianco, quindi Pippo 01, Pippo 02, in base a quello che state facendo. Io, ad esempio, una cosa che utilizzo spesso, specialmente se sto facendo, ad esempio, dei mix e poi però voglio cambiare altre cose. Cosa succede? Per non andare a, come dire, ad andare a intaccare quello che avevo fatto in quel progetto lì, se poi quello che vado a fare dopo non mi piace, no? Allora io gli do subito un salva, una nuova versione, così mi rimane sempre la vecchia versione che magari mi piace. E nella nuova versione vado a fare le altre cose che mi servono, quindi lui non mi va ad intaccare il primo mix. Se della stessa canzone voglio fare due o tre mix diversi, posso comunque lavorare con progetti salvati sempre con lo stesso nome, ma con un numero incrementale. In questo modo voi sapete che nel Pippo 01 avete fatto il primo mix, nel Pippo 02 avete fatto il secondo e 03 e di conseguenza. Poi, tracce da un progetto ve l'ho già fatto vedere, se ci cliccate sopra, poi potete andare ad aprire ad esempio un progetto, dite apri. Lui vi farà vedere questa schermata che con il 10,5 è stata migliorata e vi farà vedere appunto tutto quello che c'è all'interno del progetto che siete andati ad aprire. Qui potete flaggare, ad esempio, ho bisogno di prendere questa traccia audio che si chiama KK, che per me KK sta per kick. Vedete che si accende. Allora posso inserirlo nel progetto come nuova traccia. Oppure se vado a cliccare, lui mi dice: guarda che tu nel progetto hai anche questa traccia qui, se vuoi te lo posso già mettere anche in quella traccia. Allora, prendendo la traccia dall'altro progetto, chiaramente gli dico nuova traccia, gli lascio nuova traccia e qua potete andare a importare gli eventi e le parti appunto di quella traccia, l'impostazione del canale della traccia, quindi se avete quella traccia lì già con dei volumi impostata con dei pump-up, eccetera, eccetera, oppure avete messo dei plugin in insert, eccetera, ve li importa. Qui l'automazione, quindi se avete anche addirittura fatto delle scritture di automazione, lui ve le importa automaticamente. Vi dirà appunto qui che il progetto sorgente è a 4400 nel mio caso, no? E il progetto che ho attivo è a 48, quindi lui automaticamente farà una conversione di